Allora, dove andiamo oggi? Oggi facciamo quel famoso anello di Monte Prato. Okay. L'anello di Monte Prato. Alla ricerca dell'anello di Monte Prato. Alla ricerca dell'anello di Monte Prato. Ciao Kevin. Buongiorno. Ci sei anche tu? Sono anche io. Anche tu alla ricerca dell'anello di Monte Prato? Sì, perché oggi i sentieri sono strafondi. Lasciamoli un po' in pace. No, qualche spezzone, ma fino su no, non avevo fatto niente. Per i fanatici delle salite ci sono quei tagli cementati. Questo mi era preferito diverso di qualche nozzo lì dal guado. E su dal guado disumano. Io veramente sono con te, Kevin. Su dal guado io di solito scendo e basta, perché da lì salire è veramente... No, meglio partire qua da Casagori. Mannaggia le vigne. Ecco, non è neanche male salire da qua. Da... Dove è salito? Da San Gervasio. È meno pendente di quella del... del Guado. E non è male. Da consigliare, diciamo. La famosa salita che viene su dal Guado. Questa alle spalle, quella che è preferibile fare in discesa. Perché costa stato questa buona. Qui sotto invece c'era un sentiero che ormai è distrutto e ricoperto da schianti che arrivava giù a Valle Montana. Tutto fatto a tornanti. Sì. Fai il primo effetto della P1. Sì. 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 Sì, che lo puoi prendere anche da qua sopra. Non l'ho mai fatto, sì. La cerchiamo un giorno. Non provavo da no, io ho fatto un pezzo, poi troppo pieno di schianti. Oh, siamo già arrivati, hai visto? Sì, infatti sono... Alla chiesa di San Giorgio. Non siamo neanche sudati. No, infatti. Guarda che si nasconde. Vabbè, dai, ci avevamo messo una mezz'oretta. Sì. Più o meno, dai. Abbastanza in linea con i tempi normali, dai. Adesso proseguiamo di là, direzione Monte Prato. Facciamo una puntata alla chiesetta. Ma sì, dai. Ah, sì, dai. Wow! Ho capito, poi monta la chiesetta. Quello spizzo lì con la neve sulla destra là. Abbiamo perso Kevin, noi approfittiamo per riposare. Fai con calma Kevin. Hai trovato tutti i video assurdi di gente che fa la trial. Questo è il pezzo più bello della salita di Monte Prato, che è quando spiana. Quando spiana, sì, ormai quasi arrivati a Monte Prato. Kevin è la prima volta che viene a Monte Prato. Sì. Oh. Ah! In bici sì. Vedi? Battesimo per Kevin. È il tacciuto, eh. Bellissimo panorama, oggi si vede fino a... al mare. Sono da sotto. Cos'è? Onde. Allora, io non ho mai creduto a questo cartello. Sono 30 anni che bevo lì. Non sono ancora vivo. Vabbè, dai, andiamo, pecolle, dai. Pecolle, dai. È buono, a sinistra, tu sempre a sinistra. Sempre, andiamo ad Attimis. Perché abbiamo fatto quel pezzo che poi abbiamo tagliato. Allora andiamo ad Attimis, dai, sempre a sinistra allora. Tutte le stanzioni di Fede. Hai avuto la mia stessa idea. Oggi è tutta forestale. Dai, oggi è giornata internazionale delle foreste. Esatto. Oggi lasciamo in pace i sentieri dopo le piogge degli altri giorni.
Allora, prima risalitina qua. Il mangiolo ormai è scattato. E comunque ha piovuto bene perché è bello zuppo, eh. Opla! Qua si fatica un po'. Ecco, è sempre una trappola perché ti muovi su queste strade. Sì, sei proprio antipatica. Dai che qua spiana. Spiana sempre dopo le curve. Che bello! Che bello! Quella è la destra qua. No, a sinistra? No, non al castello, alla chiesa di Peccolle. Alla chiesetta di Peccolle. Tanto se dovremmo andare su a... ad attimi, ci conviene scendere giù per Peccolle? Sì, dall'altra parte. Vai, vai, vai tranquillo. Per una volta sono a favore del disboscamento che hanno fatto. Hanno pulito un po' in maniera panoramica, va? Il guadino anche. Comunque queste forestali ti portano a correre. Sì, dai, no. Meno male che ogni tanto queste porte in salita perché sennò. Vai via, bello questo. Ne ha fatta di acqua, eh. Dove siete andati? Hai saltato in pieno! Al penultimo tornante, scendendo giù da Monte Prato prima di arrivare a Peccolle, svolta a destra. Sono stato comandare il mando, detti per la nostra. Esatto, detti per la vostra. Quindi adesso giù di qua. E qua, questa qua dovrebbero averla pulita per la vigna longa che hanno fatto lì a Cernieu. Dovrebbe essere pulita, dai. Andiamo a vedere. Ma, insomma, non è proprio pulitissima. Però il posto dove si arriva è molto bello.
è un po' ripida e pendente e dritta, però si arriva in un posto mitico. Cioè, guardate dove si arriva. Bello è bello, eh? Bello è bello. Il contesto sì. Il contesto è molto bello. La strada fa schifo. Qui sentiero di là porta, sì. Dove eravamo arrivati noi prima? Okay. Sei quello basso che decide la casetta. Sì. Adesso vediamo se hanno pulito il sentiero, quello che porta giù a Cernieu. Allora, molto tecnico questo, ma più che altro non è proprio easy, però un po' pianino, ma si fa. Ma ho visto poi quel sassone smosso. Pian pianino. Da lì si va. Occhio al pust qua, eh! Non andare male, solo... Siamo lì del pust. Era per niente male. Andiamo ad attimo. Forse è stato pulito... Sì. Lassù c'è il Cisilin che dobbiamo andarci un giorno. Sì. Ma non oggi. Non oggi. Però dobbiamo organizzarla bene perché è lunga come salita. Prendi da Subit. Partendo da Nimis. Partendo da Nimis in bici, Subit. Però ti vanno via... 3 ore e passa di salita, quindi bisogna farla con calma, oppure ci facciamo portare su da qualcuno in macchina. Tipo Kevin. Dove siamo qua, Lorenz? Tu che sei del posto? Cernieu Nord. E stiamo andando? Ad Atemi Sud, ok. Poi vediamo quanto costa il biglietto, il pedaggio. Ecco fatto, mi sa che ho fatto un danno. Si è rotto un raggio, non so dove, non so come, e a un certo punto mi è entrato dentro alla trasmissione, mi ha spaccato un po' tutto, tra cui forcellino. Spero di essere riuscito a salvare il cambio. Adesso rientro a piedi e non posso prima di farvi vedere il giro, che sarebbe dovuto arrivare ad Atemis per poi tornare a Nimis tramite il passo di Montecroce. Adesso mi tocca sistemare in qualche modo con delle fascette che mi sono portato dietro il cambio sul telaio e poi rientrare a spinta, un po' sfruttando la discesa che c'è, un po' così, adesso vediamo. Per fortuna almeno la strada da Pecolle qui fino al bivio fra Cernieu e la strada per Nimis è in discesa. Nella sfiga, diciamo che è successo in un punto in cui succedeva ad Atemis era peggio, decisamente peggio. Allora, sono tornato a casa senza spingere perché era tutta discesa, per fortuna, e i danni sono abbastanza lievi. Quindi il giro di oggi quindi doveva essere comprensivo della salita da Pecolle ad Atemis, sempre su strada forestale per scendere poi ad Atemis e rientrare dal passo di Montecroce su asfalto, però per me si è conclusa prima a Pecolle. Niente,
niente, adesso andiamo giù e vediamo di risolvere i piccoli danni. Alla prossima!